Tensione altissima in Honduras, dove si prepara a far ritorno il deposto presidente Zelaya. Ad accompagnarlo dovrebbe essere il presidente dell'Assemblea Generale dell'ONU, Miguel Descoto, mentre i presidenti di altri paesi latinoamericani hanno deciso di controllare il ritorno di Zelaya dal Salvador. I militari che presidiano attualmente l'aeroporto hanno negato l'autorizzazione all'atterraggio dell'aereo di Zelaya. Anche la conferenza episcopale honduregna si è opposta al ritorno del presidente Zelaya, al quale l'arcivescovo di Tegucigalpa ha sconsigliato di evitare il ritorno per scongiurare un bagno di sangue. Ma sentiamo proprio il cardinal Maradiaga al telefono con Enzo Romeo. Eminenza, si è trattato o no di un colpo di Stato in Honduras? D'accordo, la Costituzione non è un colpo di Stato. Lei vuol lanciare un appello al presidente deposto, Zelaya? Sarebbe opportuno per lui non venire in questo momento in Honduras, non tornare, anzi venga con presidenti di altre nazioni oppure anche con la Forza Aerea del Venezuela. Qui vogliamo la pace, ci siamo sforzati perché non ci sia sangue, fino adesso siamo riusciti, però la violenza dei gruppi che sono finanziati e armati dal Venezuela è grandissima. Hanno attentato anche contro la Chiesa e hanno minacciato anche a me. Che minaccia ha ricevuto? Ho ricevuto una minaccia che mi ammazzerebbero anche di bruciare la cattedrale. Devo evacuare la casa mia. C'è E questo mi è rischio? preparato già un elicottero, casomai che questi banditi, perché hanno granate di mano, e hanno già distrutto proprietà. E dunque siamo preparati per tutto, anche se il Signore ti chiama per il martirio, siamo felici. Dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza,